Ciao, sono Erika De Pellegrini, giocatrice dell'Hellas Verona. Vengo dal Lido di Venezia e ho 16 anni. Diciamo che inizialmente mia madre appunto non voleva giocassi a calcio perché è uno sport che a primo impatto si pensa sia più maschile. E per questo devo anche ringraziare Stefano, il mio vicino, che è riuscito a convincere mia madre a farmi fare il primo allenamento al Calcio Lido di Venezia, che è stata appunto la mia prima squadra maschile, dove ho giocato per 5 anni e seguita appunto dal mio mister Leo, che ha avuto un ruolo molto importante per me perché ha sempre creduto in me e mi ha sempre aiutata e in più mi ha insegnato a giocare, mi ha cresciuto e mi ha dato l'opportunità di competere con i maschi della mia età. Con i maschi appunto c'erano fisici, corporature completamente diverse e per me era difficile, diciamo, confrontarmi perché appunto erano più forti, avevano più resistenza, però riuscivo a fare la mia figura nonostante tutto ciò. Passando al mondo del calcio femminile sono cambiate moltissime cose e riesco a mettermi in gioco molto di più, appunto giocando con le ragazze della mia età, se non più grandi a volte. Però comunque un po' manca il fatto di giocare con i maschi perché erano livelli differenti, cioè un modo di giocare completamente diverso. Però alla fine sono stata contenta di fare questo passo al mondo femminile. E dal Calcio Lido di Venezia, in realtà ho iniziato i miei primi passi verso il calcio femminile, facendo qualche torneo in prestito con lo Zellarino, che poi ha cambiato nome in Real Venezia, dove ho appunto avuto la mia prima soddisfazione vincendo il torneo di giovani calciatrici che ci ha portato a Coverciano. Poi il mio primo passo effettivo in una squadra femminile è stato con il Venezia, dove ho giocato per 2 anni e dove abbiamo vinto anche lo scudetto. E ora gioco all'Hellas Verona, società che reputo molto professionale e seria, e mi offre tutti i mezzi per migliorare, crescere e dare il meglio di me ad ogni allenamento o partita. In più ho avuto l'opportunità di essere anche convocata in Serie A contro la Juventus ed è stata un'emozione unica. E ho fatto molti cambi di ruolo in realtà. Io sono nata, diciamo, come fascia quando giocavo con i maschi e ho continuato ad essere fascia o comunque attaccante esterno per un bel po'. Poi ho giocato anche terzino. E non essendo appunto il mio ruolo iniziale, ed infine sono passata a centrocampista, ho girato un po' tutti i ruoli, diciamo. Ora quindi sto giocando centrocampista con l'Hellas Verona. Quando è arrivata la prima convocazione della nazionale ero molto emozionata ed incredula perché non me l'aspettavo minimamente, e giocare con la maglia della nazionale è un'emozione veramente unica che dovrebbero provare tutti e tutte, perché appunto ti cresce sia a livello calcistico che personale e ti dà l'opportunità di giocare per la propria nazione. E io continuo a lottare appunto per mantenere la maglia. Ho iniziato giocando a Calcio Più, che sarebbe nazionale under 15, ma la prima nazionale vera e propria è l'under 16, dove ho fatto qualche torneo e uno o due raduni con l'under 17. È molto impegnativo collegare calcio e scuola, ma un po' alla volta, diciamo, si fa tutto. Sono abituata appunto a studiare appena possibile, appena ho un po' di tempo libero, quindi soprattutto quando sono in viaggio, in treno, eccetera.
Praticamente sì, sono più in viaggio che a casa, quindi mi fa anche strano essere per così tanto tempo a casa. Ormai con questo coronavirus è un po' limitante, comunque per noi atleti è molto difficoltoso questo periodo, però comunque cerchiamo di allenarci lo stesso in casa ed è un motivo e un modo per stare un po' di più con la famiglia, riposarci. Non si conosce se il campionato continuerà, se si fermerà tutto, ma spero di tornare a giocare il prima possibile, perché veramente è la parte fondamentale della mia vita giocare a calcio.